Il mistero vi attende qui su UFO News GL e come sempre non amiamo farlo aspettare troppo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento all'insegna del mondo degli UFO. Oggi siamo qui per vedere una carrellata incredibile di immagini che sono state rilasciate dall'aeronautica militare statunitense, l'USAF. Ma nello specifico le fotografie non vengono direttamente dall'aeronautica, ma dal National Archive and Recording Administration, detto anche il NARA. Ovviamente perché ci sono delle sigle che accompagnano tutti i nomi, altrimenti troppo lunghi. Si tratta di centinaia di nuove fotografie del fenomeno UAP che risalgono a un periodo storico che va dal 1947 fino ad almeno gli anni 80. Siamo davanti a qualcosa che è stato in qualche modo documentato e rilasciato direttamente dall'ambiente militare statunitense e si tratta di immagini satellitari, immagini di radar, fotografia dei rilievi radar degli avvistamenti UFO, oggetti sferici, luminosi, dischi volanti e persino, come ormai sembra essere entrato nelle abitudini del Pentagono, del governo americano, eccetera, si parla persino di astronavi madri. Vi lascio a questa carrellata di interessantissime foto d'epoca, naturalmente documenti eccezionali e ufficiali e incontestabili. Ci vediamo dopo di essi per un'altra sorpresa. Forse una foto ancora più interessante.
quella che ci apprestiamo a vedere è una fotografia storica di un UFO a forma di disco volante di colore argentato. Stiamo parlando di una foto che è di proprietà del defunto ricercatore ufologico ed ex colonnello statunitense Wendell Stevens. È stata scattata da due persone mentre passeggiavano ad Amantlan Morelos in Messico il 25 settembre 1994 alle 17 e 12 minuti. Questa fotografia originale che ci viene mostrata è entrata nella storia, probabilmente come una delle documentazioni fotografiche più eccezionali della storia degli UAP. Ci vediamo alla prossima con altri video, naturalmente con le live streaming e le premiere. Vi ricordo sempre il like e la sua importante prima di lasciare il video. Se non siete qui sul canale e non fate parte di questa meravigliosa community, iscrivetevi, attivate il campanello e sono sicuro che non ve ne pentirete. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.